Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo Meteo Heroes. Oggi vediamo le previsioni meteo di questa settimana che parlano di troppo di temperature basse. No, vabbè ragazzi, cosa ho visto? Domani 1 grado a Martina. Potrebbe portare molta neve, ragazzi. Quindi vuol dire che farà molto freddo e questo è il raffreddamento globale. E qua si va a pensare troppo a una cosa bella, che mi piace il freddo, mi piace la neve. Ma è strano che ad aprile dobbiamo avere ancora la neve, e siamo quasi a metà aprile. Sai che significa? Il prossimo mese è maggio! E quindi vuol dire che la primavera non è primavera, è un inverno secondario, un inverno intercalare, un inverno bisestile. Quindi significa che fa molto freddo in questi giorni. Gli anni scorsi la temperatura superava anche i 22 gradi ad aprile, i 22, 23, 25, era fino a 27 gradi. E qua niente ancora. Qua a malapena si riesce ad arrivare a 20 gradi, 21. Che 21 gradi durano per 1 o 2 giorni, e poi ritornano a 17 come massima, 18, 16, 15. Quindi deve fare molto freddo. Se fa freddo è buono. Ma anche brutto perché potrebbe perdersi il raccolto della frutta, capito? Quindi è molto brutto se fa freddo. Quindi è brutto, bello, dipende da chi vuole. I freddofili dicono che è bello, ma ci può fare anche danni. Per i caldofili dicono che è brutto, può fare anche danni lo stesso. Quindi vediamo le previsioni meteo per Martina Franca e Taranto. Al nord deve fare molto freddo. Invece al sud farà una temperatura più mite, ma sempre fredda. Guardate qua, meno 2 gradi a Martina, Gesù, mi sembra un sogno. Zio Taranto, questo è il sogno che tutti volevano. Io mi sono sognata che negli anni scorsi ho sognato a 2-0 gradi ad aprile. E mo' no, tutto si è avverato, tutto si è avverato. E io me lo stavo pensando che prima o poi doveva succedere. Me lo stavo pensando che prima o poi doveva succedere. Capito, ragazzi? Prevedete in un prossimo video. Vi ho detto tutto questo avviso qua. Ci vediamo in un prossimo video.